Pensare che noi, dopo secoli di repressione linguistica, oggi non abbiamo a disposizione le parole intermedie per indicare gli organi sessuali. Che ho detto? Cioè, per indicare gli organi sessuali si passa, di solito, direttamente dalla parolaccia al termine scientifico. In mezzo non c'è niente. Per un linguaggio familiare, da tavola, non abbiamo a disposizione parole normali come orecchio, naso, braccia, ma soltanto dei vezzeggiativi imbecilli, cretini, pisellini, il pisellino. Pirulino. Allora come lo chiami? Giuseppe. No, per questo a me fanno una certa pena quei signori professori, poveri disgraziati, oggi costretti dai tempi in televisione, nelle scuole, costretti a fare lezioni di educazione sessuale. Come fanno? Non hanno i termini adatti loro. Sono rimasti gli unici, loro, gli altri ce l'hanno tutti, fortunatamente. D'altro canto, dopo secoli di controriforma, debbo anzitutto, è vero, rendere omaggio allo zelo, è vero, e al coraggio civile dei promotori di queste manifestazioni, di queste iniziative. La cosa è semplicissima. Io cercherò di arrivare al problema con le parole più dirette, con le parole più precise, più chiare, perché una volta pervenuti alla necessità ormai accettata da tutte le persone di buon senso, necessità di una corretta educazione sessuale per i nostri figli, non vedo perché si debba tentare di aggirare l'ostacolo, è vero, o tentare di più di coprire con peli superflui, con veli superflui, quella che è una realtà umana ormai così naturale come quella del sesso. Rischiando poi così di compromettere il futuro equilibrio psichico dei nostri figli. A tal scopo, ripeto, io come uomo di scienza andrò direttamente al problema con le parole più chiare, più precise e più circostanziate. E quando ho detto finora vale naturalmente per i genitori, i quali debbono sapere a che cosa vanno incontro. In quanto d'ora in avanti io mi rivolgerò esclusivamente ai bambini. Cari bambini, abbiamo due organi differenziati. Dunque, uno qui e uno qui. Vabbè, intendo alludere a quello maschile e più propriamente come lo possiamo definire? Non voglio ricorrere a una terminologia scientifica, ho detto bisogna essere chiari, precisi e netti. Vediamo, ecco qua, rimanendo nell'ambito delle vostre cognizioni sportive. Avete presente quando un giocatore di calcio commette una scorrettezza su un altro giocatore di calcio? L'arbitro che cosa fa? L'arbitro fischia, esattamente, ma che cosa fischia l'arbitro? Fischia il fa. Il fa
Il fallo, esattamente. Ora, se si trattasse del fallo, che dico io, l'arbitro si guarderebbe bene dal fischiarlo, perché... guarderebbe bene dal fischiare, perché è una cosa perfettamente naturale. Ce l'hanno miliardi di uomini al mondo e non ci fanno più nemmeno caso. Dunque, forse non è ancora chiaro, cerchiamo di chiarire ancora con un'immagine più precisa. Vediamo un po'. Ecco qua, cari bambini, disgrazie, tante disgrazie, dolori, situazioni dolorose, angosce fisiche, morali, in una sola parola che comincia per P di quattro lettere, ambasciator non porta le... Pene. Pene, esattamente, esattamente. Le pene, al femminile plurale. Ma al maschile singolare? Il pene, eh? Ma voi siete ancora bambini, non avete una disgrazia così grossa. Voi avete una piccola disgrazietta. Avete una piccola angoscetta che serve per scrivere nel Lombardo Veneto. Il penino. Dame il tuo penino, che il mele spunta, pirla! Ed è appunto del penino che io volevo parlare. Dunque, questo organetto, che non suona, non suona, qualche facezia ogni tanto, il sesso è una cosa che va sdrammatizzata, questo organetto che non suona. Oltre a una sua funzione ordinaria, che sarebbe quella di espellere tutte le impurità liquide contenute nella vescica, la minzia, la pip, quando gli scappa, la, insomma, psh. Oltre questa funzione, ne esplica un'altra di funzione soltanto in presenza di un altro organo che anch'esso non suona. E che è specificamente femminile. Dunque, come lo possiamo definire quest'altro organo? Ecco qua, in quello femminile tutto quello che c'è in quello maschile non c'è più niente, lo levate tutto, estirpate tutto. Ecco, una barbabietola, oh, un esempio ortofrutticolo forse serve. Dunque, allora, una, se strappi la barbabietola dalla terra con tutta la barba, che cosa rimane? Rimane una buchetta. Quella è l'organo. Ora, questi due organi, perché si incontrano... Non mi guardare con quella faccia, bambini, per piacere, non mi guardare con quella faccia in questi tauria. Non sono mica uno sporcaccione, capito? Non sono mica uno sporcaccione, è il Padre Eterno che ha disposto in questa maniera, che colpa ne ho io? Brutto, ignorante, imbecille che non sei altro, ignorante, imbecillo! Dunque, questi due organi perché si incontrino? Che cosa serve? Se prima di tutto serve un grande amore sublime, grande, soltanto papà e mamma. Gli altri
No. Non è che non ce l'hanno, ce l'hanno anche gli altri, soltanto che gli altri no, e basta. Dunque, allora, che cosa succede di fronte a un grande amore? Che cosa succede? Che cosa fa il soldato di fronte all'amore di patria? Non se ne sa mica, tutto stravaccato. No, il soldato si erge dritto in piedi sulla tendi. Il sangue gli va alla testa. Si gonfia di orgoglio, si gonfia. E lì è pronto, duro a rietta. Allora, passiamo a un'altra immagine sportiva, la pallacanestro, il baschetto, la palla va dentro al canestro, ma che te lo dico a fare, la palla, che cosa ti serve, ignorante imbecille che non sei altro, se non ti dico lo scopo esatto di questo, lo dico io adesso, che cosa succede? Succede che mentre stai lì, insieme a lei, felice, con lei, felice, con gli strapi in quel momento le mutù, amore mio santo, in quel momento lì, di felicità, amore, in quel preciso momento, ci sono più di 2 milioni di animaletti. Siano furbetti, pronti con la valigia, pronti a mandarti in vacca la festa. E proprio nel momento più bello, nel momento più felice, amori, amori, in quel momento là più felice, escono fuori tutti insieme, urlando come selvaggi. Yahoo! Yahoo! L'ultimo che arriva paga da bere. E uno solo, uno solo, uno, il più stronzo di tutti. S'abbocca all'uovo e sei fregato.